campione d'Italia 2012, dietro Frank Gallotta, Tommasani a due tocche, non parte però a Matreco mi pare. Wow! Per il cala che ha aspettato a Matreco, una partenza fantastica di Frank Gallotta, che approfittando della battaglia tra i due va davanti a 12 via di scuola. Adesso ovviamente ci sarà da aspettarsi la risposta di Olivier Dufour, che non è mai un pilota molto consistente a perdere una posizione. Paolo Cicciato alle spalle di Dufour, andiamo a vedere cosa combinerà il vecchio Frank. Davanti c'è un Kevin Callaghan che è passato al retro lo scorso anno, ci sembra che comunque non abbia proprio perso vizio. Ieri ha fatto stamattina una pole position da urlo con un 42.505 di valore assoluto totale nella storia di questa pista, perciò fantastico. Adesso è lì davanti, guida come si fa, intanto problemone, persa completamente la posteriore destra per Trinkoski, che rimane su tre ruote, ha anche fatto un bel colpo lungo tutto il rettilineo d'arrivo. Intanto per il momento, e sono due passaggi, Frank Gallotta riesce a tenersi dietro Olivier Dufour, che non è neanche proprio appiccicato a lui, quindi tutto sommato una grande prova. Poi Terry Callaghan, gran passo, gran pilota, ai qua Frank, ma se lo hanno, se lo troppo, poi prende la linea. Ovviamente a Olivier Dufour tentare di recuperare quella seconda posizione, però intanto Terry Callaghan comunque vada a prendere il margine tale che a meno di un episodio particolare o a una situazione pazzesca, Terry Callaghan non è più recuperabile. Andiamo a dare uno sguardo anche ai tempi, un 44.3 per Terry nel passaggio precedente, vediamo se migliora eventualmente, 43.93, quindi sicuramente ha il passo giusto questa volta. Frank non sbaglia la staccata, rimane sempre di volta e non permette a Olivier Dufour di attaccare. A questo punto Terry Callaghan però ci sembra che stia girando molto più di conserva, molto più morbido, forse anche qualche problema dai rumori che fa la sua vettura. Mi sembra che ci siano dei problemi. Frank sbaglia la staccata, lascia lo spazio, non gli è di Dufour, mai fare una cosa del genere. Terry Callaghan deve essere il problema, non gli è di Dufour. Va all'attacco, vediamo dove passa, all'esterno potrebbe andare dietro e Terry Callaghan ha sicuramente dei problemi, si sembra che un altro posto di andare dentro. Incredibile, nello stesso momento che stanno nella questione problemi, Frank non è riuscito a tenere a bada l'entrata di Olivier Dufour, che non attendeva altro di trovare uno spazio, un marco nel quale potersi inserire. C'è riuscito, l'ha portata a casa, adesso la vittoria ormai è... Attenzione perché Terry Callaghan ha dei problemi ancora più grandi, tanto che Paolo Cicciato lo passa e va in terza posizione, passa Livio Grisi. Attenzione intanto sul traguardo proprio, chiude Olivier Dufour davanti a un grande Frank Gallotta, comunque in seconda posizione terzo Paolo Cicciato, campione d'Italia. Quarto, sfortunatissimo Terry Callaghan in quinta posizione, abbiamo con il numero 62 di Karl Straub, poi Livio Grisi che è ancora a pieni tiri, così come lo è Spagnol, che dopo problemoni nelle prove, almeno la sua manche l'ha portata a casa.